Buongiorno. Allora. Buongiorno. Allora, presentiamo. Buongiorno anche all'assessore, al dirigente. Presentiamo questa mattina. Abbiamo votato questa mattina in giunta. Adesso chiamiamola variante 29. In realtà è l'inizio di un percorso che inizia appunto con il documento. Con il documento del sindaco per la nuova variante urbanistica, un percorso che è iniziato quindi oggi ed è un percorso che è molto importante perché adesso lascerò subito la parola all'assessore Segala, perché diciamo che per sintetizzare l'inizio del percorso e prendendo spunto dalla legge regionale sul consumo del suolo, non solo quella evidentemente, noi andremo con questa variante a riscrivere, a recuperare, a rigenerare, riqualificare, poi vedremo poi al di là della terminologia, tutti quegli spazi che sono fortemente degradati o comunque che sono degradati, dove per degrado si può intendere, lo trovate anche all'interno della vostra cartelletta, può essere un degrado sociale, può essere un degrado urbanistico, può essere un degrado anche semplicemente architettonico, cioè del contenitore stesso. E con questo primo passaggio andremo a raccogliere da parte di tutti quelli che sono gli stakeholder, da parte di quello che è la città, tutta una serie di informazioni per andare proprio a mappare in maniera definita quelle che sono le parti della città da riqualificare / rigenerare. Perché questo è importante? Questo è importante per due ordini motivi. Da una parte perché si va appunto a riqualificare o rigenerare. Quante volte ognuno di noi passando per alcune parti della nostra città vede contenitori o addirittura, non dico interi quartieri, ma insomma parte di quartieri che hanno fatto la storia della nostra città, ma che col passare degli anni poi sono stati abbandonati, creando appunto degrado, che è un degrado talvolta anche sociale. Ricordo gli interventi che facciamo spesso e volentieri per andare a ripulire degli spazi che vengono occupati da persone in modo abusivo, tanto per essere chiaro, o semplicemente degli spazi della nostra città, dei contenitori della nostra città che rendono non viva, per non usare un altro termine, alcune parti della nostra città. Nell'applicazione ovviamente voi capite che sono, poi l'assessore vi dirà, si parla di milioni di metri quadri, quindi stiamo parlando di spazi molto importanti della nostra città, una città nella città, una città che deve essere recuperata all'interno della città. Il secondo aspetto che è altrettanto importante e fondamentale, lo si capisce perché è già collegato al primo, il fatto di andare a riqualificare e a rigenerare significa anche avere una crescita sostenibile, importante perché parliamo di milioni di metri quadri, ma allo stesso tempo sostenibile della nostra città, perché non si va a consumare nuovo suolo, quindi non si va a prendere territorio nuovo, vergine per così dire, verde, ma si vanno a recuperare quegli immensi spazi che, ripeto, hanno fatto per certi versi, mi viene in mente, che ne so, la ZAI storica, ha fatto la storia dell'economia della nostra città. Io che vengo da quel quartiere, se girate oggi per la ZAI storica, quanti sono i contenitori che sono in realtà chiusi o che non hanno quella produttività o quella vita che avevano quando io ragazzino negli anni 70 e negli anni 80 giravo per il mio quartiere. Oggi è un qualcosa di completamente diverso. Bene, attraverso questa variante, ho citato la ZAI storica, ma ovviamente questo riguarda tutto il perimetro e poi ve lo illustrerà l'assessore Segala del nostro comune. Con questo percorso andremo a recuperare, a mappare prima e poi ad impostare le varie proposte che arriveranno per il recupero di questi spazi importanti della nostra città. Ricordo e chiudo che ci sono città importanti a livello europeo, a livello italiano, pensiamo a Milano, ma pensiamo a tantissime altre città a livello europeo, a livello internazionale, che della riqualificazione, della rigenerazione di spazi abbandonati, trascurati o che hanno un degrado, hanno costruito la fortuna, per così dire, di uno sviluppo urbanistico importante, sostenibile, che poi determina anche la crescita economica della città stessa. Lascio la parola all'assessore Segala. Allora, buongiorno a tutti. Questa variante urbanistica con cui col documento del sindaco viene scritto il primo capitolo, diciamo,
riguarda non tutta la parte, tutta la città, ma di fatto quindi soltanto quella porzione che è già stata comunque o costruita o diciamo urbanizzata. Quindi effettivamente in questo senso non si va a consumare nuovo suolo. Già dalla variante precedente le aree che erano considerate di degrado erano 3 milioni e mezzo di metri quadri in Verona. Adesso il nuovo censimento, è vero che alcune parti, soprattutto zone ex industriali, sono partite, ma conosciamo soprattutto la ZAI storica, ci sono veramente molti altri metri quadri da considerare aree di degrado. E in questo vogliamo scrivere questo documento nel futuro, nei prossimi mesi, anche insieme alla città. Sappiamo che la fase di concertazione che normalmente è prevista per le varianti in questo momento storico con questa pandemia è difficile incontrarsi, partecipare, per questo abbiamo già nelle settimane scorse approvato un documento che consentirà di creare un geoblog, quindi attraverso lo strumento che abbiamo già iniziato con ArsLab, quindi questo luogo di condivisione per la città in cui vogliamo far parte attiva ai cittadini di quello che è il processo di pianificazione della città, quindi attraverso segnalazioni i cittadini potranno essere partecipi a questa prima fase. Nella prima fase appunto si scelgono, si censiscono i luoghi degradati della città, appunto possono essere di vari tipi di degradi, come ha detto il sindaco, un degrado sociale, urbano, urbanistico. Da lì poi passa l'iter della seconda fase diciamo della variante, nella quale invece verranno incaricati dei progettisti per aiutare gli uffici dell'urbanistica e scaturire dei bandi proprio con un master plan. Su questo lascerei la parola al dirigente all'urbanistica, architetto Tofali, che diciamo anche è da poco che è al comando dell'urbanistica qui a Verona, e con lui diciamo abbiamo scritto questo documento e partiremo con la variante 29. Sì, buongiorno a tutti. Deve parlare proprio vicino vicino architetto, sì. Perché sennò da fuori non sentono. Sì. Buongiorno a tutti, ringrazio. Sì, allora questo percorso in sintesi prevede una serie di procedure, io mi soffermerò in particolare su questo, in aggiunta a quello che ha già detto il sindaco e l'assessore, cioè sulle modalità diciamo di attuazione. Questi interventi di riqualificazione urbana che verranno attuati appunto in ambiti diciamo già consolidati, quindi senza ulteriore consumo di suolo, e andranno a recuperare tutte quelle situazioni che diceva in precedenza il sindaco di degrado, quindi è un degrado edilizio, urbanistico, socio-economico e ambientale come prevede la normativa regionale. E questi interventi si possono attuare mediante piani urbanistici attuativi o comparti e attraverso permessi di costruire convenzionati, quindi diciamo con due strumenti chiari, identificati e ben precisi. Il procedimento amministrativo prevede appunto la prima fase di presa d'atto in consiglio comunale del documento del sindaco, c'è stata prima ovviamente l'approvazione da parte della giunta. La seconda fase è quella di concertazione e l'individuazione degli ambiti degradati. E su questo abbiamo discusso con l'assessore, l'individuazione verrà fatta anche in funzione, diciamo così, non in maniera sparsa o a casaccio, ma facendo riferimento anche a una nutrita documentazione che è stata prodotta in tanti anni e che è presente presso l'ufficio urbanistica. Parlo ad esempio del master plan, quello fatto a suo tempo ancora con il professor dottor Oliva, e comunque diciamo con tutta una nutrita documentazione che abbiamo, che ci consente di fare delle individuazioni per dare anche un senso e un disegno alla città costruita. E quindi fatto l'incarico di coprogettazione con un advisor, come diceva prima l'assessore, si passerà alla fase successiva, cioè all'approvazione di un bando per la presentazione delle proposte di riqualificazione urbana da parte di chi ha interesse a farle, quindi di privati o associazioni o enti, e poi ci sarà la fase di redazione vera e propria della variante con l'adozione del Consiglio Comunale. Fatto espletate tutte le fasi diciamo pubblicistiche di presentazione, raccolte osservazioni, controdeduzioni, con tutti i pareri di rito, VAS, VINCA e quant'altro, e ci sarà poi lo
la valutazione delle osservazioni e l'approvazione finale in consiglio comunale della variante. Per questo è stato anche esteso un cronoprogramma di massima che dovrebbe arrivare fino alla metà, cioè verso la fine del 2021, insomma, se non ci sono intoppi o altre situazioni. Tutto questo pacchetto che lei ha appena detto. Sì. Perché una domanda era appunto questa, già arrivata, i tempi. Quindi la fine di tutto l'iter amministrativo è metà 2021. Esatto. Sì, l'auspicio è questo ovviamente, poi intoppi o situazioni magari un po' più complesse da valutare, ecco, però certo. Il cronoprogramma degli uffici ha una sua tempistica ben precisa. E invece allora posso partire con le domande che sono arrivate? Sì. Allora, per la cosa per il sindaco è: qui si disegna la Verona del futuro, la Verona dei prossimi anni in alcune zone, un obiettivo concreto, nel senso non un palazzo ma un obiettivo di visibile. Allora, a parte il fatto che non è che si ridisegna da qui, perché ricordo che siamo in fase di definizione del master plan sullo scalo merci, che è fondamentalmente un'area di degrado sociale e quant'altro di 500.000 di metri quadri, quindi voglio dire, abbiamo già iniziato, perché l'idea, l'obiettivo, la visione che è sempre stata e su quale abbiamo già cominciato a lavorare, stiamo lavorando da mesi, è quella di, non in linea proprio con quella che è la legge regionale, non andare a deturpare o a inserire elementi che possono creare criticità nella qualità della vita del nostro territorio e della nostra comunità, ma andare invece a recuperare, quindi anche con nuovo consumo del suolo, con nuove costruzioni di una città che in questo momento non ha bisogno, perché ha così tanti spazi. Ho appena citato lo scalo merci, ma quando si parla di 3.500.000 di metri quadri, probabilmente saranno ancora di più, si capisce la dimensione. L'obiettivo è proprio quello di ricostruire una città senza consumare nuovo suolo, quindi mantenendo la bellezza dal punto di vista dell'impatto ambientale, ma andando a recuperare tutti quegli spazi, e sono tantissimi, che tra l'altro attraverso progetti che saranno sicuramente, arriveranno progetti innovativi, progetti moderni, daranno una riqualificazione importante. Io prima non a caso ho citato Milano, perché Milano viene sempre vista come la città che meglio si è sviluppata e cresciuta in questi anni, andando anche e soprattutto a recuperare vecchi spazi. Ma insomma, l'abbiamo già fatto tra l'altro proprio in questi giorni ho fatto dei sopralluoghi, perché siamo stati anche con l'assessore Segala, anche laddove sono intervenuti privati o quasi privati, perché la fiera che ha recuperato le aree mercatali, ricordiamo che quella era un'area che sarebbe stata altrimenti abbandonata e senza alcuna funzione. Adigedox, cantieri delle Ferrovie dello Stato, ricettacolo di ogni tipo di delinquenza, abusivismo e quant'altro, e anche lì invece stanno andando gli ex tabacchi. Cioè, questo è lo spirito: andare a recuperare quegli spazi importanti della città da un punto di vista della grandezza, ma anche dal punto di vista della loro storia, che ormai è passata, non c'è più. Perché gli ex tabacchi si chiamano ex tabacchi, perché lì c'è la manifattura tabacchi, e invece anche lì quanti interventi abbiamo fatto di sgomberi, di pulizia, di tutte le schifezze possibili e immaginabili che c'erano dentro. E così ce ne sono tante altre, ricordo l'ex centrale del latte, anche lì, se guardate, tutto l'ex, ex, è certo, perché è tutto ex, perché una volta erano vivi e rappresentavano la storia di quel periodo della nostra città, negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, ed erano a loro... A quel tempo erano nuovi, erano moderni, era una città che cresceva. Col tempo sono morti, sono diventati tutti ex, e diventando ex sono diventati degli spazi che, invece che essere degli spazi in cui lavoravano decine e centinaia di persone, portavano lavoro a decine e centinaia di famiglie e avevano dato un'impronta alla città, quella parte della città a sud si chiamava ZAI, che dopo è diventata ZAI storica, perché all'inizio c'era solo quella. Dopo è diventata, c'è stata la Bassone e l'altra, noi adesso la chiamiamo la ZAI storica, ma all'inizio era la ZAI ed era solo quella, ed era la parte, diciamo, produttiva della città. Oggi una parte che per certi versi è ancora produttiva, per altri versi è abbandonata. L'obiettivo è quello di ripartire da lì, cioè ripartire da quello che è stato e renderlo, rigenerarlo
per dargli nuova vita. Questo è lo scopo, senza andare a consumare nuovo suolo e quindi preservando il nostro territorio. Perché sennò diversamente in passato c'era sempre la tra chi voleva costruire e chi non voleva costruire. E quindi c'era i cementificatori e quelli che erano contro a prescindere. Questo è un grandissimo punto di equilibrio, perché tu vai a recuperare degli spazi morti, fai crescere la città, dai opportunità tra l'altro di investimenti importanti sul territorio, ma lo fai in modo sostenibile, perché non lo fai cementificando nuove là dove c'era l'erba, esatto. Cioè, non lo fai così, ma lo fai là dove c'era l'ex manifattura tabacchi, ci sarà una cosa molto bella, là dove c'era l'ex cantiere ci sarà una cosa molto bella, là dove c'era l'ex azienda che io da piccolo, da ragazzino in bicicletta giravo e la vedevo bella, nuova, produttiva, adesso la vedi decadente, vuota e morta. Ecco, questo è con, il con futuro. Quali funzioni, sindaco? Ma le funzioni poi verranno stabilite e verranno inserite all'interno del percorso che viene fatto. La concertazione che viene fatta oggi è proprio per capire, al di là anche oggi, nel senso che verrà fatta nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche per capire quello che c'è di abbandonato e quelle che possono essere poi le proposte che arriveranno. Poi questa sarà una valutazione, non è che si può decidere oggi su 3 milioni e mezzo di metri quadri qual è la destinazione, sarà la destinazione che verrà costruita, quale sarà la destinazione migliore, ovviamente inserita in quel determinato tessuto urbanistico. Adesso avrei due domande per l'assessore. Allora, la prima è se ci sono già un po' di dati e di numeri, di proporzioni fra le probabili varie funzioni, residenziale, commerciale e produttivo, eventualmente, o quali sono le funzioni, se ci sono già dei parametri. E la seconda, dal punto di vista urbanistico, quali sono le novità di questo nuovo piano? Allora, intanto, collegandomi anche a quello che ha detto il sindaco, di fatto è proprio mettere al centro con questa variante i quartieri, non il centro storico. Sono i quartieri che sono i protagonisti di questa variante, perché è lì che bisogna rigenerare la città e ripartire. La ZAI storica l'abbiamo chiamata in modo provocatorio, già in Voti a Rendere, ZAI Life. Cioè, noi vogliamo dare vita alla ZAI. Nuova vita, perché chiaramente passa da un tessuto che era totalmente quasi produttivo a un tessuto completamente nuovo. La richiesta in questo momento del mercato e degli investitori si sta molto abbassando sul commerciale, nel senso che ormai Verona è satura e soprattutto anche Verona Sud su quella richiesta. Invece sono altre le richieste, soprattutto sono un nuovo tipo di residenziale, un direzionale e anche molti tessuti misti, nel senso che è necessario anche fare un mix funzionale per riuscire a far rivivere parti della città che sono anche molto grandi, e in questo modo riusciamo a rigenerare di fatto quelli che sono quartieri, periferie. Quindi però per parlare di numeri per ora è presto, di proporzioni. Allora, cioè, diciamo più che residenziale, meno sì, parlare di numeri è un pochino presto, anche perché ascolteremo anche le proposte. Già con l'iniziativa precedente, che era un preliminare, diciamo, della 29, che era l'iniziativa Vuoti a Rendere, ci ha dato però un po' il polso della situazione. Sono arrivate circa una cinquantina di proposte, perché una prima idea era anche soltanto concentrare alla ZAI, quindi a Verona Sud, questa variante urbanistica. Invece abbiamo visto che ci sono anche altre zone che sono di degrado, anche nei quartieri che non possiamo pensare. Per esempio, c'è una zona molto vasta di Montorio, ad esempio, che ha necessità di rigenerarsi e ripartire. Infatti su questo, per esempio, già la circoscrizione si è alzato un attimo le antenne, chiedendo che cosa erano le proposte, perché per esempio c'è tutta l'area industriale vicino al circolo Primo Maggio che ha bisogno di rigenerarsi, e quindi avevano già la preoccupazione che non arrivasse un nuovo centro commerciale. Di fatto già con la 23 abbiamo scongiurato quella questione, perché comunque nei centri storici, e quindi quello è un centro minore, non verranno grandi centri commerciali, ma superfici magari commerciali che sono soltanto di contorno ad altre attività. Sono zone tra l'altro di pregio, dove sicuramente un residenziale oppure anche degli uffici, in questo momento abbiamo visto anche nuove modalità di uffici in questo tema del co-working piuttosto che co-living, potranno essere anche utilizzate. Ricordiamoci che una variante di questo tipo, che è il futuro, perché non si può più pensare di utilizzare nuovo suolo, è chiara, dà una chiara indicazione. Fino alla variante 23 invece venivano considerate anche aree che erano vergini. È chiaro che urbanizzare, quindi investire su un'area vergine, costa di meno,
Però se invece l'indicazione chiara della regione, d'altronde è già da tempo, e anche quindi la città è, no, si investe soltanto sulle aree da rigenerare, quindi concentriamo comunque gli investitori su quello, costa un po' di più perché c'è la bonifica, eccetera, però possiamo anche dare dei bonus volumetrici, Milano lo fa già da molti anni, per incentivare affinché la bonifica e la rigenerazione parta. E questo in pratica risponde alla seconda domanda, questa è la novità urbanistica del... Basta, io altre domande non ne ho e quindi ci vediamo lunedì. Grazie a tutti, buona giornata e buon fine settimana.